4 ottobre San Francesco, tante belle novità. 3 nuove Herals, la XT50 presentata nel 2020, qualcosa Covid tutto rimandato, un sacco di tempi lunghi per le omologhe da loro, le omologhe da noi, i trasporti che sono andati in alto mare. Finalmente è arrivata. Abbiamo consegnato la prima italiana al campione Gianni Fabianelli, la seconda che ci hanno reso disponibile è qua da noi, sarà proposta a un prezzo eccellente solo ai tiratori di FTI, ai tiratori di field target. Ne illustriamo brevemente le caratteristiche. Abbiamo una finestra molto più ampia per inserire il pallino, anche le mie dita da pianista riescono a passare comodamente. Tutti dismussi in maniera tale che se il pallino cade non vada a finire nella meccanica come accadeva in altri modelli o in altre marche. Il pallino cade, va per terra, ne mettiamo uno nuovo. Il cilindro che tiene la pressione omologata a 250 bar è in titanio grado 9. Prendo la carabina in mano per fare vedere tutte le nuove opportunità che ha il calciolo con le sue regolazioni, con i blocchi rapidi, tanto qua quanto qua, tutto in acciaio inox, questi componenti, e non ultimo l'hamster, che è uno di quelli che si può regolare a piacimento a seconda della posizione di tiro che andiamo ad assumere, quindi possiamo tenerlo più o meno dritto, più o meno inclinato in funzione di come il nostro braccio, come la postura che andiamo ad assumere. Va addirittura a riposo, scompare dentro la calciatura e la carabina si presenta piatta come tutte le altre. C'è la sua bolla anteriore, un muzzle end che fa da compensatore. Questa è la nuova XT50 per il field target, in promozione ai tiratori di field. Poi, chi mira un'arma commemorativa? Chimira è un nome che è generato dalla ricerca di aver messo insieme i quattro modelli capostipite, 100, 300, 400 e 500. Lei racchiude il meglio di tutte queste, con il regolatore di pressione, con la calciatura multilaminare Made in Italy Minelli, con il terminale della TX Springer, quella HC, anche lei come la sorella da field target, col serbatoio in titanio grado 9, che è quello che tiene le altissime pressioni. E finiamo con una limited edition veramente elegante della TX. TX è il nome più vecchio che oggi hanno a catalogo in Herams, è sempre lei la meccanica, però questo grado di finitura la porta ad eccellere come non mai. Già è una carabina che out of box c'è solo lei così precisa. La bontà di queste canne della curatizzazione Ram sulle Springer è qualcosa di inarrivabile per gli altri. E oggi la presentano con un legno multilaminare oppure in noce. Questa è in noce, la multilaminare è alle mie spalle. Adesso ve la prendo subito. È lo stesso multilaminare ben conosciuto sulle 500 e 510 XT. I legni Minelli parlano da sé. Queste sono le nuove Herams per l'autunno-inverno 2023. Ciao a tutti!